jingle bells, jingle all the way. Na 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 na. Hey! Ciao a tutti, lui lui e lei Sofì, e insieme siamo in me contro te. E oggi, come vedete, nel nostro gioco c'è l'aggiornamento di Natale. Ci siamo noi due con i cappellini di Natale. Esatto, lui, ma lo dici così? Come lo devo dire? È una grandissima sorpresa per tutto il team Trote. Ve lo aspettavate? Beh, sicuramente sì. E come vedete, la nostra città. Ma come sicuramente sì, lui? Non ce l'aspettavano. Cioè, questa qui è una sorpresa. Tu stai dominando le mie sorprese. Ma che sei, il Grinch? Ma che sei di... Sei il Grinch? Il Grinch? Sì? No, che rovini il Natale? No, ma che Grinch? Non sono il Grinch. Come potete vedere, tutta la città è innevata. C'è la neve, perché ovviamente è il periodo natalizio. Guardate, anche nel... Cos'è questo? Cos'è questa scatolina? Oh, questo non lo sapevamo neanche noi. Oh, ma aspetta, c'è un regalo. Negozio di Natale. Aspetta, adesso vi mostriamo tutto. Intanto, per chi non lo sapesse, la nostra app è la più bella di tutte. Si chiama Me Contro Te World. Se ancora non ce l'avete, scaricatela. E mi raccomando, lasciate anche le stelline. Mettete la recensione e cliccate 5 stelle. Dobbiamo far sapere a tutti che la nostra app è la più bella del mondo. Sì, e ora io sono curioso di aprire questi due regalini. Allora, sì. Uno lo apri tu, uno lo apro io. Ok, va bene, ok. Così va bene, mi sembra equo. Vai, apri tu. Intanto quanto sono carina con quel vestitino di Natale. Sì, ma ora dobbiamo sbloccarla ancora quel vestitino. Vai. L'albero! L'albero di Natale, bellissimo. E sì, io invece primo qui ho trovato anche il pacchetto gratuito di Natale con il coso invernali. No, siamo stati fortunatissimi. Ok, ma calma, torniamo un attimo a casa. Sì, esatto, lui, perché la nostra casa ancora non è addobbata di Natale, dobbiamo rimediare. Hai ragione. Eccoci qui, la nostra casa, come vedete, è vuota, però si intravede già qualcosa di Natale. Guardate, nelle vetrate ci sono tutti questi adesivi di Natale. Noi per prima cosa dobbiamo comprare il pacchetto di arredamento di Natale. Andiamo qui nello shop e clicchiamo su pacchetti. Ed eccoli qua, ce ne sono ben due. C'è il pacchetto con tutti i vestiti di Natale e poi il pacchetto con l'arredamento di Natale. Io voglio il pacchetto con l'arredamento, lui. Guarda, wow! Guarda quel divano, ma l'hai visto? Sì, lo compro subito. Quindi direi che puoi darmi l'iPad. Sì, ma non puoi rubarmi l'iPad. Perché così. Qui qualcuno deve arredare una casa. Mamma mia, sono proprio curioso di vedere cosa combinerà. Secondo me farà tipo un casino. Metterà di mezzo tipo 10 alberi di Natale. Non capisci, non l'avevo vista. C'è la carta da parate di Natale. Veramente? Sì. Vediamo. Guarda, possiamo scegliere tra questa. Oh. O questa. Ma è bellissimo. O questa. O questa. Quale scegliamo? Io farei un mix nelle stanze. Cioè, per esempio, allora, questo è il soggiorno. È forse un po' troppo casino per il soggiorno. È un po' troppo. Secondo me io farei qualcosa del genere. Tipo nella cucina. La cucina, sì, potrebbe essere così. Questo colore verdino. Questo potrebbe essere il salotto. Ma non è di Natale, lui. Guarda, per cortesia, fai fare a me perché è meglio. E scusa, ma che cosa ho fatto? Niente, lui, è appunto, non fare niente. Ok, va bene, pensaci tu. Però arreda la casa in maniera superlativa. Deve essere wow, veramente. Lo sarà, te lo prometto. Ma adesso andiamo a vedere i mobili. Perché avevo visto un divano che sicuramente vi lascerà a bocca aperta. Divano? Il divano, lui. Esiste anche il divano di Natale. Ma com'è il divano di Natale? Sì. Ma può far così tutto il tempo? Non me l'aspettavo, capito? Io non me lo aspettavo che ci fosse. È stupendo. Sì, ok, ma mettiamo una cosina a uno. Allora, intanto, ma qua dove sei? Scusa, mi hai messo il divano in cucina. Oh, mamma mia. Il divano lo dobbiamo mettere nel salotto. Però il divano rosso con lo sfondo rosso è un po' strano. C'è anche verde, c'è anche, mettilo verde. Mettiamolo verde, quindi via questo divano. Mettiamo il divano verde qua dietro. E mettiamo anche una poltroncina. Sì, perché noi abbiamo sempre tanti ospiti a casa. E quindi abbiamo bisogno di tanti posti a sedere. A questo punto andrei a mettere un bellissimo lampadario. Guarda questo verde. Ci sta benissimo. Ma dobbiamo mettere il camino, perché d'inverno c'è il camino col fuoco, è bellissimo. Il camino, certo. Guarda, e metti che bello. Tutte le lucine di Natale nelle pareti. Tutte le lucine, assolutamente. Ne metterei anche delle altre sopra il divano. Proprio così. Wow. E anche una candela, guarda. Possiamo mettere questo sopra un mobile qui, molto natalizio. Oh, mamma mia, ma è la casa più natalizia di sempre. Aspro del ciel. Aspro del ciel. Aspro.
Astro. Non era Astro. Astro, Astro, Astro. Ma che dici? Ma che cosa dici? A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. Mamma mia. Allora aspetta, guarda, intanto mettiamo la carta da parati di un altro colore nella camera da letto. Ma questa è bella, non l'avevo vista. Lo so che è bella perché ci pensa lui. E a questo punto andiamo nella zona notte e mettiamo intanto questo nuovo mobile di Natale, che sembra tipo il mobile del negozio di Babbo Natale. Ma è stupendo, praticamente è un armadio natalizio. Lo so, cioè, pensate se nelle nostre case ogni volta che arriva il periodo natalizio cambiassimo proprio tutti i mobili. Wow, guarda il letto. È la cosa più bella di sempre. No vabbè ragazzi, io sto impazzendo. C'è anche il tavolino che potremmo mettere di qua, no? Ma questo forse lo metterei poi qua nel soggiorno. E poi cosa abbiamo? Vediamo se abbiamo altro arredamento da poter mettere. Mettiamo le lucine anche nella stanza da letto. Ok, jingle bell, mettiamo anche questo. E questo qua, mettiamo anche le lucine, perché le lucine ci stanno sempre. Aggiungiamo anche un'altra candelina tipo qua dentro. Sì. E poi mettiamo le lucine. Queste qua e queste qua. Mamma mia. Allora, se io avessi una casa così nella realtà, penso non uscirei più di casa. Non sono mica finite le sorprese, perché ci sono anche i regali. No, ma quanti regali! Sì, ovviamente questi sono tutti i regali che mettiamo accanto al nostro letto, così la mattina di Natale ci svegliamo e li troviamo tutti lì. Che meraviglia! La casa sta venendo stupenda, ma manca ancora la cucina. La cucina, chissà come sarà. Ce l'abbiamo pure! Questa cucina rossa. Ma è pazzesco! Con tutti i vari mobili. Non ci credo, io non ci credo. Ragazzi, è pazzesco. È la cosa più bella di sempre. C'è anche un bellissimo tavolo di Natale. Ce ne sono tantissimi. Mettiamo questo. E poi metterei anche le sedie di Natale. Una e due. E vediamo un po' il frigorifero. Ma sai che forse il tavolo con le sedie dovremmo metterlo nel soggiorno? Perché è lì che si fa il pranzo di Natale. Ma non credo ci vada lui. Abbiamo messo troppe cose nel soggiorno. Mamma mia, ci sta scoppiando casa. Eh sì. È la casa più bella di sempre, sì, però saremo un po' strettini. Sì, 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 vabbè, non è un problema. Dobbiamo aggiungere un po' di dettagli di Natale, perché come vedete ci sono anche le tazze per prenderci una buonissima cioccolata. Ci potremmo mettere... Ma l'hai capito? Che cosa? Tipo un milkshake con tutta la panna sopra. Ci potremmo mettere nelle nostre poltroncine, divano, con i nostri drink da sorseggiare. E aggiungiamo, aspetta, ancora c'è qualcosina forse tra gli oggetti, vediamo. Qui cosa c'è? Tazze, bicchieri, no, questi non ci interessano. Ma la parte principale è che servono anche i vestiti, perché noi possiamo personalizzare i nostri personaggi e avere anche gli outfit di Natale. Sì, perché al momento siamo vestiti un po' troppo moderni, ci vuole qualcosa di Natale. Dobbiamo diventare veramente dei natalizi. Quindi andiamo nello shop e prendiamo l'outfit di Natale, il pacchetto. Sto per modificare il mio avatar e andare a cambiare il mio outfit. Sono proprio curiosa di vedere quali sono i vestiti di Natale. Oh, non ci credo. Abbiamo la versione Babbo Natale, la versione Elfo, la versione Pupazzo di Neve. Io penso di non avere dubbi. Credo che il migliore sia assolutamente da Elfo. Sei un Elfo? Elfo Sofì, Sofì è un Elfo. Vediamo, ma ci sono anche... carino. Non lo puoi capire, c'è anche il cappello. Bellissimo! Sofì, ma sei una carciofina! Adesso sono proprio perfetta per stare in casa. Aspetta, ma se ti metti invece il vestito da pupazzo di neve? No, perché poi mi sciolgo, lui. Sembri Olaf! Ok, perfetto, quindi aggiungiamo la nostra. Ma volevo essere elfo! Aspetta, allora, mi guarda. Mi sembra sabotare. Ma che cosa devo sabotare? Eccoti qua, okay. Adesso sei elfo. Vuoi il cappellino da elfo? No, oppure vuoi il cappellino da elfo? Da elfo, va bene. Ok, quindi torniamo indietro. E a questo punto ti possiamo aggiungere nella casetta. Quindi prendiamo i personaggi, via Sofì. E aggiungiamo l'avatar di Sofì. Elfo! Vedi lui, visto che io sono vestita di Natale, tu no? Questa è casa mia, tu sei un ospite. Sono un ospite? Quindi... ti ho accolto, braccia aperte, ma ti piace la mia casa, ma è mia! È bellissima! Mi faccio un giretto, mi metto anche a letto, buonanotte! Come? Cioè tu vieni a trovarmi a casa e dormi? Dobbiamo prenderci la cioccolata calda! Davanti calda. Al camino rovente! Davanti al camino, ok, allora ti prendo qui, ti metto davanti il camino, che però è spento. Oh, l'abbiamo acceso! No, senti, no, vabbè, il tepore, senti il tepore! Tepore, questo è alito. Ma no, volevo farti il caldo. Il caldo alitoso. Guardate qua, mi sa che posso anche accendere tipo le candele, no? No, lo posso. Ah, sì, ma acceso! Ho acceso quella candela, non lo so. Come hai fatto?
Allora, tieni, questi sono i tuoi regali. Grazie. Quindi mettiamoci qui e spacchettiamo tutti i regali di Natale. Accendi anche questa candela sopra il camino, okay, grazie. Ok, accendiamo anche la candelina. Ah, ragazzi, il nostro aggiornamento di Natale è pazzesco. Mi raccomando, aggiornate l'app anche voi per averlo. E ora noi vi mandiamo un bacione, un abbraccio e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao. Ciao.